Baby spon tu tu Una volta tu tu prego, baby baby spawn. spon tu 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 baby spon. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Mondo Virtuale Fittaciano, sono Maga, lui è Dalm. Oggi abbiamo un nuovo Maga Consiglia e abbiamo un fumetto leggero, estivo e divertente, il classico fumetto da ombrellone. Spawn Kills Everyone, eccolo qua, dalle fatiche di Todd McFarlane e Kirby e Robson, non il Kirby che sì, conosciamo, ovviamente, un altro, e narra le vicende di questo piccolo Spawn che dà vita ad una serie infinita di prole e deve, diciamo, sbaragliare la concorrenza perché il suo film... il futuro film di Spawn faccia il mega incasso. Esatto, quindi con questa frase iniziale di Dalm praticamente abbiamo detto tutto quello che c'è da dire su questo fumetto. Perché? Allora, lui è questo baby Spawn che però è nel mondo reale praticamente dei supereroi, sia Marvel che DC. In questo mondo reale praticamente c'è il mondo del film, dei comics, eccetera, e i film stanno sbaragliando, stanno facendo un macello di soldi e lui appunto vuole uccidere tutti per sbaragliare la concorrenza e diventare ricco e famoso, insomma, per averla vinta su tutti quanti. Non solo fumetti, ma anche videogiochi, perché si vede in una, soprattutto in una pagina, il fatto che lui abbia già ucciso anche Link di Legend of Zelda, anche Rick di Rick e Morty, insomma, Batman, un tripudio, Alien, insomma, qualsiasi cosa vi venga in mente in questo volume in edizione integrale, perché raccoglie tutta il ciclo, tutte le volte che è uscito questo Baby Spawn, vi troverete, guarda qua anche il dito Tartaruga Ninja, insomma, uccide tutti. Insomma, questi fumetti sono anche semplici da recensire, sono delle letture leggere che vi consigliamo di leggere, perché se avete voglia di qualcosa di veloce, senza problemi, senza anche una continuity narrativa, senza aver anche letto niente di Spawn, questo è un fumetto che fa morire da ridere. Anzi, probabilmente vi farà avvicinare al mondo di Spawn, sì, perché sto baby Spawn è pucciosissimo. Sì. Spawn un po' più da adulti, un po' più per un pubblico più maturo, però è bello vedere come un eroe, anti-eroe per pubblico maturo, sia capace anche di vivere in alcune pagine, in pagine che ricordano molto lo stile di Io odio Favolandia, sì, in mente. Beh, qua diciamo che Scott Young è stato preso di ispirazione sicuramente, sì, ma come anche Laufman, ma diciamo che questi baby personaggi hanno avuto un mega successo, specialmente nelle copertine variant dei fumetti, sia Marvel, molto più Marvel che DC sinceramente, però queste variant sono andate talmente tanto a ruba che hanno influenzato moltissimo il mondo dei supereroi, quindi anche questo baby Spawn. Complice il fatto anche dei Funko Pop, perché i Funko Pop sono pucciosissimi anche loro. Poi bisogna fare una menzione particolare per i bimbi cacca, che ovviamente Baby Spawn mangia tantissime porcherie, dopo va in bagno e partorisce. Fa un esercito di questi spawn a forma di pillola, di uovo, un po'. Piccolissimi spawn. Sì. Che tutto sommato lo distraggono anche dal suo piano diabolico di uccidere tutti. E poi diventeranno importanti per la trama, ma leggetelo perché sennò vi diciamo tutto. Però veramente succede il finimondo in sto fumetto qua. E fa ridere, cioè è quella comicità alla Deadpool, diciamo così, che fa ridere con questi baby personaggi e tanto di cappello agli autori, perché i disegni sono stupendi. Mi piacerebbe tanto sapere come hanno fatto a gestire le licenze, come hanno potuto, sì, mettere all'interno personaggi. Aspetta, guardo se qua c'è qualche magari copyright oppure magari scritto DC, Marvel, eccetera. No, non so, non ha scritto niente. Sai che forse McFarlane è un boss del fumetto americano, sì, quindi è meglio averlo amico che nemico. Secondo me il buon McFarlane è andato da Jim Lee della DC e da, non mi ricordo chi è adesso l'editor, oddio, della Marvel, comunque è andato da, saranno amici, si conosceranno, e ha detto: "Senti, devo fare un fumetto scemo".
dove Spawn uccide tutti. Posso, sì. Questo sì, il problema è che compaiono anche personaggi come Link, come Snake di Metal Gear. Sì, però è proprio preso lì, così nessuno secondo me andrà a rompere le scatole a questo quest'uomo per questo fumetto. C'è anche Boba Fett di Star Wars. Beh sì, vabbè, lì se vai della Marvel, diciamo che Disney, hai già la licenza, sì. Tutto sommato. Comunque veramente... Cioè, guarda qua, anche qua nella stessa vignetta, Doctor Strange e Doctor Fate, quindi sì. Cioè, diciamo che hanno mescolato tutto. Veramente bello, comunque bravi, complimenti per chi ha realizzato questa minchiata e leggetelo perché ridete tantissimo. I disegni li avete visti sfogliando e anche... Guarda cosa ha scritto nel petto di Batman, è troppo ignorante, cioè veramente è troppo ignorante, però eccezionale. Quando vedo questi fumetti sono eccezionali, vorrei che tutti... prendessero questo fumetto. Sotto nei link c'è il link d'acquisto sia del negozio sia anche del sito con la maiuscola. Fatevi del bene, prendete questo fumetto e ridete insieme a Magda e portatelo al mare, che sì. Sotto l'ombrellone vi fate, sì, anche perché è un brossurato, non avete problemi neanche a trasportarlo, è tascabile quasi. Ragazzi, la nostra il nostro consiglio, il nostro video, non dico recensione perché mi fa schifo come termine, è giunto al termine. Cosa devono fare i nostri amici? Devono cliccare la campanella. Con una Pokéball, c'è anche la Pokéball. C'è anche la Pokéball sulla copertina. E così facendo restate sempre aggiornati per l'uscita dei nostri video. Facciamo 3 video a settimana anche ad agosto. Anche ad agosto. Non so quale altro canale YouTube in Italia sia così affezionato ai propri utenti da fare sempre, sempre, sempre tutti i video così costanti. Ad agosto, 2 settimane, siamo anche separati. Quindi facciamo ben intendere che cosa sta passando in questi giorni in quel... della location. Sì, esatto. Bene, social tanti. Sì, social ovunque, da Facebook, Instagram, Telegram, Twitch, seguiteci anche su Twitch, è importantissimo perché stiamo cercando di ampliare il mondo virtuale in tutte le sue salse, in tutte le sue forme, anche lì, quindi seguiteci in maniera massimale anche lì. Dalm 89, Maga Destroyer, e io vi saluto e vi ringrazio di tutto. Ma io non sto salutando. Sì, ma tu saluta, ma devi salutare in maniera integrale. Oppure Dalm kills everyone. Lancio una fetta di pane integrale. Esatto. Saluto in modo integrale. Viva la salute! Ciao ragazzi, ciao.